Noi siamo qui per ragioni di naval diplomacy, che è una delle missioni più nobili che le marine possono condurre. Siamo qui per rafforzare i rapporti con marine a noi alleate, amiche, con cui normalmente interloquiamo solo telefonicamente o in modalità remota. Ora siamo qui per stringere la mano ai nostri alleati. Siamo qui anche per mostrare alle nostre marine amiche ed alleate la nostra tecnologia, cosa siamo in grado di fare. È una tecnologia nuova, coraggiosa, perché un naval cockpit non lo vedrà su nessun'altra nave di qualsiasi altra marina al mondo. Non solo siamo una nave della marina, una nave da guerra, ma siamo una nave in grado di supportare, laddove sia necessario, situazioni di disagio, popolazioni civili in difficoltà. E penso che la capacità duale che questa nave ha possa catturare l'interesse anche di altre marine. Siamo stati accolti in gran festa, abbiamo sentito fin da subito, fin dai primi contatti con la marina giapponese, con le autorità giapponesi, una forte vicinanza. Sono dei partner affidabili, precisi, su cui poter contare nei prossimi anni in un rapporto molto più stabile, strategico per noi, strategico per loro. L'Italia è una grande potenza industriale, una grande potenza esportatrice, quindi ha un interesse fondamentale ad assicurare che la libertà di navigazione avvenga ovunque. La presenza della nave Morosini qui in Giappone, che fa parte di un lungo percorso che ha toccato tantissimi porti e tantissimi paesi, è un segno di vicinanza al Giappone, ma è anche, diciamo così, un segnale che per l'attenzione da parte italiana al mantenimento dello status quo, della sicurezza, della libertà di navigazione, anche in mari molto lontani, che però per noi sono molto importanti.